solitamente, sai, quando ci si incontra con un produttore, la domanda è sempre: ma su in che mood sei? Che tipo di cosa vorresti fare? Allora uno dà degli spunti. È vero che non so se è per la gioia di altri produttori, insomma, o meno, però ho sempre effettivamente messo un po' a bocca sulla produzione e tutto quanto, però questa volta ci siamo proprio seduti a fianco l'uno all'altro, dove ci siamo proprio divertiti e lasciati guidare dalla musica. Quindi sono stata proprio lì a scrivere, proprio, non so come dire, la sezione del basso, farlo così, con questo, facciamolo sincopato, insomma, non è stato solo di arrangiamento, ecco, proprio, è stato proprio di produzione. Quindi in tutto e per tutto è stato fatto proprio uno a fianco all'altro. È stata una cosa bellissima, bellissima, sì. C'è Non è a caso che ho citato la Carrà, sono rimasta folgorata dal suo documentario. Ho avuto l'enorme fortuna di conoscerla, anche direttamente in trasmissione, era a The Voice, vabbè, quindi si è visto anche in onda. Io veramente ero tutta agitata, insomma. Appunto, non è stato un caso. Questo brano, piuttosto il video, insomma, ci fa capire che quando si arriva al blackout, si ha modo comunque di scegliere chi vogliamo essere nei momenti, diciamo, più bui. Ma a parte questo, ho voluto ridare forza e tornare a un racconto un po' che ricorda anche i miei vi vecchi video come Primo Round, che è il potere che può avere una donna quando sa chi è e quando si ama per davvero. I racconti che si fanno attorno, insomma, al female empowerment ormai sono tanti, però mi ricordo quando nessuno li faceva, ai tempi di Femminalfa e tutto quanto. Per me è importante parlarne nella maniera giusta e non banalizzare comunque questo topic. Nel video si vede comunque che io mi bacio allo specchio, quasi che faccio l'amore con me stessa allo specchio. Beh, insomma, quando ci sono appunto questi momenti bui, quando arriva il blackout, cioè, uno deve essere il proprio pilastro. Quindi io sono voluta tornare a me stessa, al potere di una donna consapevole che sa chi è, che è indipendente, che però per arrivare a questo punto si deve saper amare, perché noi donne siamo comunque sempre più criticate rispetto alla controparte maschile, che per quanto non amo comunque contrapporre i due sessi, perché è una stronzata, secondo me comunque non è Esatto. questo il racconto che fa bene a nessuno e non è questa secondo me la chiave di lettura, però purtroppo è vero e anche le donne sanno essere anche molto cattive l'una con l'altra, quindi insomma per arrivare a questa forza e questa combattività si deve ripartire con un amore per se stessi, bloccando tutto il rumore di fondo che riguardano le critiche che comunque sanno colpire, tutte le aspettative, le pressioni che insomma, spesso dobbiamo subire. La mia missione è sempre stata una. Io ho sempre voluto che chi schiacciasse play e ascoltasse la mia musica si sentisse per 3 minuti la persona più fica o più fico sulla faccia della terra. Cioè, questo è stato anche nelle canzoni più leggere estive. C'è sempre comunque dietro un'apparenza. È leggero, cioè, nel senso, l'apparenza di una leggerezza quasi proprio che va e viene, ok? In realtà c'è sempre un messaggio di liberazione. Io voglio andare al massimo e tutti i miei problemi li butto dalla finestra e me ne vado lontano, capito? Proprio ritorno a me. È la voglia di voler andare al massimo, che amarsi non è una cosa facile. Cioè, per Esatto. me, personalmente, ti faccio questo tipo piccolo diario, diciamo, questo momento del confessionale. Io sono una persona molto autocritica, quindi non è un lavoro semplice questo, ma a livello personale ho lavorato su questo nel corso dell'anno.
cioè da ripartire da me stessa, dalle mie intuizioni, da quello in cui credo, di non ascoltare più gli altri perché gli altri sanno più, cioè sono stata da molto tempo redini dei miei progetti, ok? Però un conto è parlo avendo la paura comunque di sbagliare o non deludere le aspettative. Un conto è dire aspettative o non aspettative, io non sarò schiava di questo meccanismo, io sono il mio meccanismo, capito? Io sono tutto, il tavolo, la torta, le posate e pure la bocca che lo mangia, non so come dire. Quindi ecco, questo è stato un po' la consapevolezza nuova attorno a Blackout, cioè attorno a me stessa che poi insomma prende massima forma nel video di Blackout. Allora, è stato bellissimo, è stato un video diverso, incentrato proprio tutto molto su di me. Quindi pochi fronzoli per assurdo, infatti si vede che io in un ambiente appunto molto brutalista, quindi strutturato, io mi destrutturo togliendo via tutti i fronzoli, lavandomi, tornando alla mia essenza, tranne quando sono in GPR e tutto quanto, eppure là mi sono insomma. A parte gli scherzi, però sì, c'è un voler tornare all'essenza, no? E quindi stare in quella villa particolare che comunque ha un significato anche culturale, dare spazio anche all'architettura, no? Sai, poi insomma l'architetto era allievo di Scarpa, è stata una cosa molto molto bella, spazi incredibili. E che si lega molto bene comunque a un simbolismo che c'è dietro al significato, insomma, del brano e del video. Sì. Mi ha sempre dato molto fastidio, ma sin dall'inizio della mia carriera, quando ascoltavo queste donne che in musica erano vittime. Ho fatto una canzone intera che si chiama, cioè de intera dedicata a questa analisi qua di come le donne vengono dipinte in musica e nel cinema, ma anche come si autodipingono. Si chiama Sparami ed è vecch molto vecchia questa canzone, ma mi ha sempre dato fastidio perché non vedo questo, non siamo, cioè, io non lo vedo, io vedo delle donne con due ovaia così, che in realtà sono delle superwoman, sanno fare di tutto e di più, cioè ricoprire un miliardo di ruoli e comunque alla fine arrivare pure anche belle, pronte, fatte e splendenti. Ci vuole veramente un dio per fare, è una cosa molto difficile.